Carissimi fratelli e sorelle, allora continuiamo il nostro seminario ed oggi in questo incontro vogliamo veramente vedere quello che ci dice Gesù al capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. Giovanni 10, versetto 10. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questa vita nuova di cui ci parla Gesù è proprio quella che vogliamo sperimentare, vogliamo prepararci con questo seminario, quella con cui noi vogliamo aprire il nostro cuore. È anche quella stessa vita che già riceviamo nel nostro battesimo, infatti attraverso il battesimo noi diveniamo figli di Dio. Ma ancora di più, durante la nostra vita vogliamo fare questa esperienza nuova, chiedendo la grazia e la forza dello Spirito Santo. E possiamo vedere nel Vangelo di Giovanni, ancora una volta, al capitolo 3, l'incontro che Gesù fa con Nicodemo. Gesù infatti, quando incontra Nicodemo, gli dice, Giovanni capitolo 3, versetto 3, gli rispose Gesù, in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. E poi Gesù gli dice ancora a Nicodemo, quando Nicodemo gli chiede, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gesù rispose, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Allora questa promessa bellissima che Gesù fa a Nicodemo la fa oggi a ciascuno di noi, è una promessa che lui fa a te, la fa a me, la fa a tutti quelli che si aprono veramente alla sua grazia. Ma come facciamo per ricevere questa promessa? Dobbiamo prima di tutto aprire il nostro cuore perché lui possa realizzare il suo progetto d'amore. Allora l'invito che voglio farvi, no? L'invito per questa settimana in cui ci stiamo preparando ulteriormente per questo seminario, per questa effusione di Spirito Santo, è veramente di aprire il nostro cuore e chiedere a Gesù, Signore, io voglio questa vita nuova. Mandami il tuo spirito perché lo Spirito Santo possa riempirmi e darmi la vita nuova che tu mi hai promesso. Questa vita che risplende in te. Allora preghiamo insieme. Vieni Spirito Santo, vieni nel mio cuore. Vieni Spirito Santo perché possa ricevere questa vita che il Signore mi ha promesso. Questa vita in abbondanza. Io apro il mio cuore, apro tutta me stessa e ti do un libero accesso nella mia vita, Signore. Vieni su di me, Spirito Santo, te lo chiedo, vieni per intercessione della Beata Vergine Maria, quella che è la tua sposa. Che il Signore sia con tutti noi, fratelli, e che ci benedica in questo giorno, colui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Muove tutte